Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, oggi è un giorno importante per la città, un grande segnale che parte dalla città di Lanciano per la legalità. Sì, è una giornata bellissima, sono contento. Intitolare questi spazi confiscati alla criminalità organizzata a Miranda Gentile e Maria Braccioli, due avvocatesse che negli anni del fascismo seppero cominciare a svolgere questa professione che era invisa alle donne. È un segnale di grande forza che lo Stato dà in questo momento e qui sono contento di avere intorno a me tutte le forze dell'ordine, il questore, il signor prefetto che ci manda i saluti. Questa è una legge, la 109 del 1996, che compie in questi mesi, a marzo, 25 anni. Prima ricorrenza. La seconda ricorrenza è che oggi siamo alla vigilia della liberazione del 25 aprile, ancora di più i valori dello Stato che confiscono i beni e li ridanno alla collettività, dà un segnale dei valori costituzionali che oggi noi celebriamo qui a Lanciano. Sindaco, è anche un segnale importante per quanto sia necessaria la procura a Lanciano, questo presidio di cui si teme appunto la soppressione. Assolutamente, difenderemo veramente con tutte le nostre forze il Tribunale e la Procura e oggi è questo segnale. E proprio dalla Procura di Lanciano, del dottor Menditto, che 5 anni fa partì questa esperienza, prima con la consegna degli orti urbani e oggi con questi due appartamenti qui sul Corso Trento e Trieste, dove noi abbiamo sistemato l'avvocatura proprio per dare ancora di più la forza. E poi questa collaborazione forte dall'idea dello Stato che è presente su questi nostri territori e che fronteggia una criminalità sempre più organizzata. Dottor Menditto, lei da procuratore della Repubblica di Lanciano diede avvio a questo importante progetto, questa confisca di beni alla criminalità da destinare invece alla collettività. Sì, devo dire, sono molto emozionato oggi di vedere, come dire, portato a completamento un lavoro mio e della Polizia Giudiziaria di alcuni anni fa, togliere i patrimoni acquisiti illecitamente, quindi col delitto, col crimine, e restituirli alla cittadinanza, alle persone, poterli utilizzare. Questo è un grande giorno e devo dire che è solo uno dei risultati. A breve ci saranno molti beni confiscati che potranno essere riutilizzati nel territorio del Lancianese, non solo a Lanciano, ma anche nei comuni limitrofi. Ecco, lei ha voluto lasciare un'impronta anche con queste iniziative. Qual è il suo ricordo del suo operato qui a Lanciano? Allora, non io ho lasciato l'impronta, la Procura della Repubblica con i magistrati, con la Polizia Giudiziaria che hanno lavorato sul territorio e continuano a lavorare tutti i giorni. Il mio ricordo, 5 anni, qui è meraviglioso, ho conosciuto una città splendida, una città con una grande tradizione. Ricordo sempre il Confalone che sfila per primo, perché è una città con la medaglia d'oro al valor militare, un territorio dove, di alta cultura, dove veramente mi sono trovato benissimo e ci ritornerei. Purtroppo sono in altri lidi in questo momento. Ricordo l'affetto, la professionalità, è veramente un'emozione. Sono molto emozionato in questo momento. Dottor Menditto, mi sento di farle una domanda. Si teme tanto la soppressione del Tribunale di Lanciano. Lei cosa si sente di dire a riguardo? Guardi, dico quello che dicevo all'epoca: avere un presidio di legalità sul territorio è importante. È importante anche in questi territori. Questi sono territori che io definisco sani. Io vengo da zone di criminalità molto più ampie e feroce, il napoletano, Roma in questo momento. È un territorio ancora sano e va preservato perché bisogna evitare che ci possano essere delle infiltrazioni che sono all'angolo. Quindi, se è possibile, non sopprimerlo, che non sia soppresso, ecco.